Oggi vorrei parlare della grande bugia su Bruxelles. Di che si tratta? Vediamo spesso, in modo particolare in questi ultimi tempi, che vi sono rappresentanti di governi nazionali, rappresentanti dei parlamenti nazionali o esponenti di partiti nazionali i quali attaccano in maniera forte Bruxelles, l'Unione Europea, le sue istituzioni in riferimento a difficoltà che si verificano all'interno di un paese, all'interno di uno Stato nazionale. Ma va detto che dobbiamo certamente essere coscienti che oggi il 70% delle regole che riguardano la nostra vita quotidiana sono norme che derivano dall'Unione Europea. Ma queste norme non sono qualcosa che Samantha Cristoforetti ha mandato dalla navicella spaziale o precedenti astronauti ci hanno dato. Si tratta di norme che vengono approvate in termini democratici nel contesto europeo. Una norma, normalmente le leggi europee, diciamo, vengono promosse e presentate dalla Commissione europea, istituzione molto importante, e poi per essere approvate devono ottenere il voto favorevole da parte del Parlamento europeo e da parte del Consiglio dell'Unione europea, ossia dall'insieme dei rappresentanti dei governi nazionali. Per cui sono i governi nazionali che in ultima analisi approvano o non approvano una norma che poi viene applicata nei nostri paesi. Va detto che quando i ministri si riuniscono a Bruxelles per approvare non possono probabilmente leggere tutte le parole che vi sono in un testo, ma evidentemente vi sono processi di preparazione, vi sono diplomatici che sono permanente presenti a Bruxelles in rappresentanza dei vari paesi, i quali hanno il compito di preparare queste normative, vi sono evidentemente molti esperti i quali contribuiscono all'elaborazione di queste norme, ma il politico evidentemente deve dare degli input al riguardo e poi intervenire in ogni momento se vi fosse qualcosa che non funziona e se vedesse che le strutture che ha Bruxelles non funzionano, certamente può intervenire e correggere. Per cui dobbiamo essere coscienti che queste norme vengono approvate con il consenso dei governi nazionali e se qualcosa non va, certamente le norme vanno adeguate, si va a Bruxelles, si parla, si va a Strasburgo, ma è necessario essere coscienti di questa realtà e non si può dare l'impressione ai cittadini che tutti i malanni che abbiamo provocato noi nei nostri paesi sono solo causa di Bruxelles.